Ho sentito richiami alla mitologia, alle matriosche, eccetera, eccetera, ma il criterio che deve, secondo me, ispirare l'attività legislativa è un criterio diverso, e cioè è il criterio di riuscire a dare delle risposte alla gente, ai settori produttivi, all'agricoltura. Questo è il criterio che deve ispirare prima di tutto l'attività legislativa. E quando io sento parlare, lo dico con rispetto anche delle argomentazioni portate dai colleghi di opposizione, ma quando io sento parlare, noi sentiamo parlare del ruolo del Parlamento e del fatto che il Parlamento non deve soggiacere al governo. Ecco, il modo migliore per riuscire a riportare la bilancia dal punto di vista del Parlamento e di recuperare autorevolezza come Camera e come Senato, il modo migliore, l'unico modo possibile, è quello di riuscire a dare delle risposte e quindi di avere dei tempi certi nell'approvazione dei provvedimenti, di non far decadere i decreti legge che si occupano di settori strategici, di materie importanti. Ecco, questa dovrebbe essere la via da seguire, questo dovrebbe essere il criterio che responsabilmente ispira tutti. Quanto alle considerazioni di ordine, diciamo, procedurale che sono state fatte, tenendo conto che comunque la forma è sicuramente sostanza che è importante e va rispettata, io vorrei far notare che non solo la forma e le regole sono state rispettate, ma che questo è di tutta evidenza. Noi non possiamo pensare che l'agricoltura, il settore agricolo non sia un settore industriale. Non possiamo pensare che i lavoratori che si occupano di agricoltura non siano lavoratori. Onorevoli colleghi, vi prego di rispettare quello questo che sta noi dicendo non possiamo Presidente Cotta, pensarlo. Anche se non si condivide. Sì, chiedo scusa. Così come, no, scusate, qui non c'è niente da ridere, e infatti, e fareste bene, colleghi, a non strumentalizzare argomenti così delicati. Sì, ve lo dico, fareste proprio bene a non strumentalizzarli. E anche il dibattito in commissione, come voi sapete, per quanto riguarda il decreto incentivi, è stato un dibattito dove il testo originario del provvedimento si è ampliato perché giustamente si voleva cogliere questa occasione importante per affrontare non soltanto i problemi di un comparto, ma i problemi di più comparti e di più settori. Quindi anche per questi motivi la scelta ha una sua logica e rispetta pienamente le forme, le regole e le procedure parlamentari. Ma da ultimo vorrei fare, cari colleghi, una considerazione di carattere politico. E la considerazione è questa, semplicissima. Se voi pensate che la Lega lasci soli gli agricoltori e consenta di far decadere il decreto legge sulle quote latte, vi sbagliate di grosso. La Lega questo non lo permetterà, non lo ha permesso, e per questo motivo oggi questo provvedimento si discute.